amici follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale TTV Serie 80. Come potete vedere qua vicino a me ci sono i primi Funko Pop dedicati all'anime My Hero Academia che stavo attendendo. Questi sono i primi quattro, guardate un po': Himiko Toga, Izuku Midoriya, Chisaki Overall e Endeavor, che fanno parte di questa nuova serie di quest'anno, Successivamente, nei prossimi mesi, usciranno anche gli altri quattro. Ieri, quando il negoziante mi ha detto guarda, puoi venire a prendere, ne sono arrivati quattro, io sono corso per vedere cos'è arrivato, che personaggio era arrivato, e veramente questi sono veramente fantastici, fatti bene. Prezzo 15,90 €. Sono in anteprima, follower, perché dovrebbero uscire effettivamente dalla settimana prossima. Ora andremo a vedere uno per uno la confezione e il personaggio. Vi ricordo che poi al termine del video vi lascio con una panoramica di tutti e quattro le Funko Pop. Ora, follower, andiamo a vederle tutte quante nei dettagli. Ok, si parte subito con la 783, questa Funko dedicata a Izuku Midoriya, con la divisa scolastica. Vediamo subito una figura dove lui si vede a metà. Vediamo già nel blister un'anteprima, logo Pop Animation, My Hero Academia, in alto la testa a metà di Izuku Midoriya, scritta Funko, Pop Animation, sul lato scritta Izuku Midoriya, 783, ecco sul retro tutti questi personaggi dedicati a questa serie. Da Izuku Midoriya poi uscirà successivamente Shigaraki, Endeavor lo vedremo dopo, e poi abbiamo Best Genist, poi abbiamo Himiko Toga che è arrivata, che vediamo dopo, Chisaki Overall lo ci guardiamo dopo, poi c'è Kurojiri che è in arrivo, vi farò un video specifico su di lui, e abbiamo anche Mina Ashido. Adesso metto a fuoco meglio, ingrandiamo i vari personaggi, così se non li conoscete, mi raccomando follower, sono per veri collezionisti, questi Funko Pop da collezione. Già sono anche molto 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 difficili da trovare, perché molti posti sono già sold out. Allora andiamo a vedere anche la figurina sul lato della confezione, ed ora andiamo ad aprirle. Eccolo Izuku Midoriya che sta leggendo un libro con la divisa scolastica in nero. Dopo ruotiamo, c'è lo zainetto giallo scolastico, veramente fighissimo, fighissimo fighissimo. E poi si può anche, vedete, girare la testa. Ok, Izuku Midoriya in divisa scolastica. È il turno della 785, Endeavor, questo possente dal potere del fuoco, lui emana un fuoco pazzesco, che lo vedremo soprattutto nella quarta serie dell'anime, soprattutto nella seconda parte, avrà un ruolo molto molto importante, ma sicuramente lo vedremo anche nella quinta serie che uscirà il prossimo anno. Speriamo, non si sa ancora quando, guardate un po', ma poi anche pesante, come tipo di Funko. Questa è la 785, ripeto, Endeavor, guardiamo sul lato già una preview di questa Funko Pop, logo Pop Animation, in alto sempre abbiamo mezza testa disegnata, mezza testa disegnata, il logo Pop Animation e in Funko,
scritta Endeavor 785. E andiamo subito ad aprirla, eh? La follower, ma se pesante, ma se fatta bene, dettagliata. Guardate anche il corpo, le braccia. Poi vedete, c'è il piedistallo con il fuoco. Guardate, guardate che figata. Molto, molto bella. Ma guardate i dettagli delle braccia, delle mani, dei piedi. Ma è poco bella? Vi ricordo che alla fine ci sarà il video dettagliato, di tutte queste Funko. Guardate un po'. La giriamo. Capelli di questo color rosso. Il vestito blu. E questo piedistallo di fuoco. Stupenda, stupenda, una più bella dell'altra. 787. Chi è Himiko Toga? Sì, una dei personaggi villain che ha veramente il potere di e riprodurre i personaggi attraverso le sue speciali siringhe, succhiando il sangue, e assume le sembianze dei vari protagonisti che lotta insieme a lei. Qualcosa di speciale, bellissimo. Andiamo a vedere anche qua la faccia, quindi la testa, una parte. Anche qua logo Pop Animation e Funko. Non voglio dilungarmi troppo sulle confezioni perché variano di poco una dall'altra. Sicuramente vedremo questa parte sul lato. Abbiamo già un'idea della Funko che è all'interno nel blister 787 Himiko Toga. In nero Himiko Toga, questa scritta. Voilà, si apre. Eccola qui in tutto il suo splendore. Potevano mancare le siringhe? No, eccola qua. Vediamo, adesso voglio farvi uno zoom. Ecco qua, c'è la siringa. Di qua c'è il coltello, il pugnale. C'è la maschera, il suo vestitino, color sabbia, gonnellino blu, le scarpette. Ma guardatela, ma guardatela. Poi la voltiamo. Anche i capelli, i codini. Vedete i codini ai lati. Le due bombole. E voilà. All'interno troviamo anche questa basetta per tenerla in piedi. Ultima Funko, rullo di tamburi e Chisaki Overall 788. Voilà, la prima Funko è dedicata a questo villain, eh? Protagonista della prima parte della quarta serie. Chisaki Overall, guardate già i dettagli della scatola, parte in alto, metà della testa, logo Pop Animation, Funko, lato, preview, con la scritta overall, guardate qua, scritta in nero overall, e c'è il numero che è la 700, 788. Apriamo! Oh, guardatelo bene. Nei dettagli questa Funko. Vi ricordo che già dalla prossima settimana arriveranno già in tutti i negozi, in quantità però limitatissime, quindi fate presto, accorrete se non l'avete prenotate.
hanno prodotte veramente in pochi pezzi, poi successivamente nei mesi a venire arriveranno poi delle altre scorte, ma anche le nuove Fanco che mancano, che in tutto sono 8. Vi ripeto, oggi ne abbiamo analizzate e fatto l'unboxing di 4. Allora, Chisaki, la sua giacchetta verde, la cravatta, i capelli. Bene, bene, bene. Prima di lasciarvi al video dettagliato di tutte le 4 Funko, vi ricordo di spolliciare, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere sempre sintonizzati su questi tipi di unboxing e ci vediamo alla prossima. Plus Ultra!